ancora un altro pezzetto di sentiero, un pochino particolare. State attenti a non scivolare qua, perché c'è la sabbietta. Sono piante di fragole, le fragoline non se ne vedono. Forse è già un po' tardi, bisognava venire prima per le fragole. In questo momento c'è silenzio perfetto. Difficile trovare un posto dove non si sente niente. Qui siamo distanti da qualsiasi strada, gente in questo momento non ce n'è, neanche animali. Segna via. Guarda i carroccioni qua, che sono caduti. Il sole fa capolino fra le fronde, sono quasi le 5 del pomeriggio, quindi sta calando. È proprio la situazione ideale per farsi una passeggiata. Voci in arrivo. Sono dietro di me. Anche davanti sarà un incrocio di persone fra poco.
ventasso? Per il ventasso dove? La cima? No, ci state girando intorno. Ma veramente? Sì, perché dovevate dal lago, c'è il sentiero diretto che va in cima. Ma possiamo anche passare dal bosco per andare su, no? Di qua, poi è brutto, eh. Ah, ma sì, lo faccio sempre. Vabbè, comunque, provate. Grazie. Buona passeggiata. Ciao. Ciao. Senti, lo diretto era dal lago, non di qui. Qui si può fare, ma ragazzi, c'è dei punti che tipo ferrata. Con quell'abbigliamento che avevano la vedo dura. Sì, gli escursionisti fai da te. Poi sono quelli che si perdono, eh? Un minimo di attrezzatura, un paio di scarponi come si deve, un zainetto con il minimo indispensabile, un cappellino e semmai i bastoncini, quelli sì che servono. Bellissimo il sole nelle fronde del bosco. Sentire abbastanza pulito, a parte qualche cartaccia, poi cose di plastica non ne ho incontrato. Vabbè, qui siamo di nuovo dalle pietre con la moquette. Eccole lì. Un angolino di bosco particolare.